Buonasera, bentrovati a Dialoghi tra Psicologia e Medicina, le scoperte dell'Apnei. Questa sera parliamo di una sostanza molto importante che è estratta dalla curcuma longa da questa pianta ed è appunto la curcuma, una sostanza che viene utilizzata da millenni diciamo e viene utilizzata in particolare nella medicina ayurvetica per quelle che sono le sue importanti proprietà. Questa sera ne parliamo con la dottoressa Giusy Messina che ho il piacere di avere qui con me. Buonasera dottoressa. Buonasera a voi. Dunque, partiamo con lo spiegare a chi ci segue da casa dove cresce questa pianta. Questa pianta la troviamo soprattutto nell'Asia meridionale, in India, in Pakistan, quindi è il tesoro cosiddetto della medicina indiana ayurvedica, è utilizzata trova un utilizzo molto ampio nella cucina tradizionale asiatica, appunto indiana, in vari tipi di Ehm, di cotture, di, 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 di piatti, della tradizione tipici, ma ehm, viene utilizzata anche proprio in senso medicamentoso eh, in diversi disturbi, dalla febbre alle infezioni, all'artrite e diciamo che i ricercatori occidentali se ne sono interessati ehm, negli ultimi anni. Non ha trovato in Occidente lo stesso impiego, lo stesso utilizzo rispetto all'India, rispetto all'Oriente, ma sicuramente anche eh, da noi si sta cercando di eh, studiarne tutti i benefici perché si è visto mm -hmm. che se si vuole rimanere in salute e eh, giovani per molto tempo, la curcuma sembra essere davvero un alleato importante. Parliamo di curcumina perché è il principio attivo della curcuma. Eh, esistono in natura mh, moltissime varietà di curcuma, generalmente ci si riferisce alla curcuma longa e il principio attivo è appunto la curcumina. Quindi, è una storia antichissima, è conosciuta da millenni. È conosciuta davvero da tantissimo tempo, anche il nome deriva dall'arabo kurkum, che appunto vuol dire zafferano, ed è considerato davvero eh, lo zafferano indiano, no? è questa polvere magica di colore giallo che quindi ricorda il nostro zafferano e che viene utilizzata in India mh, come se avesse delle proprietà magiche preziose. E in effetti dobbiamo anche essere molto Ottimisti sull'utilizzo di questa pianta perché le ricerche sono davvero moltissime, sono numerose e vanno sempre avanti. Gli studi si sono concentrati adesso anche su altre patologie più importanti, anche più, ehm, più, più serie, più difficili da curare e eh, direi che tra tutti i fitoterapici presenti in natura può essere un grande alleato per mantenersi sempre in forma. Dottoressa, viene molto utilizzata magari non da noi anche in cucina? Sì, nella nostra cucina, quella italiana, non trova un largo impiego, più sicuramente in Oriente e c'è da dire che come spezia, quindi come polvere, bisognerebbe assimilarne davvero tanta, perché c'è un difetto, diciamo, c'è un limite in questa sostanza. È molto poco assimilabile dal nostro organismo, quindi non è mm, estremamente biodisponibile ed è il motivo per cui si consiglia di utilizzarla, ma in aggiunta al pepe nero perché il principio attivo del pepe nero, la piperina, appunto insieme alla curva, la rende sicuramente più biodisponibile per l'organismo e si è visto anche avere una funzione protettiva e ehm, terapeutica anche sul microbiota intestinale e quindi anche per tutte quelle eh, disfunzioni o comunque ehm, anomalie che riguardano la disbiosi intestinale e altri tipi di disturbi sembra essere davvero molto utile. Quindi per tutto diciamo, l'apparato gastro, ehm, gastroenterico ecco, digestivo. Eh, dottoressa, essendo diciamo così, un potente antinfiammatorio, e eh, se partiamo dal principio che un po' tutte le patologie nascono da infiammazioni, diciamo che è una sostanza davvero completa. Il principio pr eh, più importante della curpo è sicuramente quello di essere un potente antinfiammatorio, ma antinfiammatorio agendo sia sulla via classica, quindi per intenderci, può essere sostituito ai farmaci non steroidei come libuprofene, sia per eh, quell'infiammazione più eh, come dire eh, difficile e, e che quindi nasce da centri superiori è un po' l'effetto del cortisone, ma senza avere effetti collaterali. Ecco, quindi è, è questo eh, il grande vantaggio dell'utilizzo per la nostra salute della, della curcuma. Non ci sono effetti collaterali, se ne consiglia una dose di almeno un grammo al giorno e quindi anche gli integratori presenti in commercio hanno una, una percentuale di, di curcumina eh, che si aggira sui 300-400 mg, quindi si consiglia... L'assunzione di tre capsule al giorno per avere un effetto, sicuramente, come eh, antinfiammatorio, noi sappiamo che mh, tutte le patologie eh, sistemiche umane possono essere viste come eh, conseguenza di un'infiammazione che eh, nasce quindi dai centri superiori ed è proprio lì che la curcuma agisce. Per esempio si è visto recentemente anche sul sistema endocannabinoide, questo sistema che mh, neuromodula un po' tutta la nostra attività cerebrale e eh, non solo, eh, si è visto che la curcuma va ad aumentare i livelli eh, di eh, recettori disponibili, quindi di CB1 a livello endocannabinoide del motivo per cui Assumere la curcuma ci fa sentire anche meglio a livello eh, dell'umore, a livello psicologico, eh, perché si è visto avere un'attività proprio antidepressiva importante, tant'è vero che si sono confrontati diversi studi, ehm, appunto sono studi clinici eh, randomizzati, controllati, confrontati con gruppi di placebo o gruppi che eh, seguono trattamenti standard e si è visto che... La curcuma può essere tranquillamente paragonata all'azione della fluexetina o comunque di un qualsiasi farmaco antidepressivo. Dottoressa possiamo dire che eh, la curcumina è eh, una delle sostanze più studiate, ci sono tantissimi studi scientifici che ne rilevano appunto quelle che sono le eh, proprietà benefiche. Eh, si sta parlando anche di questa sostanza in ambito preventivo oncologico, è così. Sì, diciamo che gli studi si sono concentrati negli ultimi anni anche sul, sull'oncologia, quindi sulla malattia cancro e si è visto che la curcuma può ehm, intervenire eh, bloccando l'angiogenesi, quindi la formazione di nuovi vasi sanguigni. Voi sapete che il tumore eh, cresce perché da solo si forma i vasi sanguigni, quindi anche una, una corretta alimentazione o comunque uno stile di vita che può aiutare. A in qualche modo impedire il, la progressione della, della cellula tumorale, non dobbiamo però dimenticarci che il tumore è in grado da solo di costruirsi sui vasi sanguigni. E quindi una sostanza che blocca questo processo può essere considerata una sostanza antitumorale e quindi può essere utile in questa patologia così come si è visto che induce l'apoptosi, cioè la morte eh, della cellula. E, e questo è un altro meccanismo che ehm, è un alleato contro, eh, nella, nella lotta contro, contro il cancro, per cui sicuramente tra tutti i fitoterapici ha una, 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 una valenza antitumorale importante. Si è visto anche che aiuta chi è sottoposto per esempio a chemioterapia a migliorare in qualche modo la qualità della vita. Probabilmente per quella sensazione di benessere mentale, quindi psicologico, ma anche perché possiamo considerarla come mh, una molecola capace di modulare il sistema immunitario in senso anti-infiammatorio, va ad abbassare le, eh, tutte le interleuchine pro-infiammatorie e Sappiamo che il tumore è, eh, sicuramente nasce sempre da una forte infiammazione e quindi tutto ciò che concorre a abbattere eh, o comunque a diminuire, a eliminare questa infiammazione presente nel corpo è utile anche ai fini oncologici. Può essere utile dottoressa anche contro le malattie neurodegenerative? Sì, recentemente eh, si è visto che la malattia neurodegenerativa, per esempio l'Alzheimer, che forse è quella più conosciuta, anche quella più diffusa, nasce da uno stato eh, neuroinfiammatorio importante. Quindi la curcuma agendo in senso antinfiammatorio sembra essere utile anche nelle malattie neurodegenerative. Per esempio si è visto che eh, nella malattia d'Alzheimer la formazione di queste placche ameloidi sembrano diminuire. Proprio con l'assunzione di curcuma, anche in questo caso a dosaggi importanti almeno da 1 a 2 grammi al giorno, e in generale avendo un'azione neuroprotettiva, cioè proteggendo il nostro cervello eh, e dando questa capacità di rigenerarsi. Migliora la memoria, la concentrazione, le capacità cognitive e, e quindi è un tocca sana anche per tutti quei disturbi cognitivi di cui sono affetti i pazienti con malattie neurodegenerative. Com'è iniziata la ricerca su questa polvere che possiamo definire quasi magica? Allora, I principali studi si sono concentrati soprattutto sul eh, studiare mh, come questa sostanza potesse incidere su disturbi molto tra virgolette, semplici, metabolici, quindi per esempio in pazienti affetti da diabete di tipo 2 o eh, da eh, sindrome metabolica, si sono andati a vedere i parametri glicemici dell'emoglobina glicata, della, eh, ma anche solo della glicemia e del colesterolo e si è visto che eh, questi valori con l'assunzione quotidiana, costante, appunto a dosaggi importanti di curcuma, eh, si stabilizzavano, quindi non solo diminuivano ma ritornavano a valori eh, diciamo nei range del, normali. E quindi una review pubblicata recentemente nel 2023 ha messo, ehm, ha messo insieme più di 70 studi su questo argomento e ha visto che ehm, per chi in qualche modo vuole mh, avere un sistema immunitario forte, in salute, L'assunzione di curcuma sembra essere davvero consigliata, utile e importante. La curcuma, dottoressa, è stata studiata anche in una popolazione non depressa. Quali sono stati i risultati? Sì, si è studiata l'applicazione, la, l'assunzione di questa sostanza anche in eh, gruppi di persone che non erano affette da patologie importanti, anche se... Eh, la curiosità degli scienziati, dei ricercatori, è nata eh, dal fatto che si sono resi conto che in India eh, la popolazione si ammalava meno di quelle che sono invece le malattie del secolo per noi occidentali, e cioè il cancro, la depressione, le malattie cardiovascolari. E per esempio si è visto in una popolazione non depressa ma eh, con eh, problematiche a carico del sistema cardiovascolare che l'assunzione di, di curcuma migliorava l'elasticità dell'endotelio vascolare e quindi esponeva le persone a un minor rischio di incorrere in malattie eh, cardiache che ricordiamo oggi sono la prima causa di morte. E quindi l'attenzione si è spostata anche su malattie non così importanti come poteva essere, appunto, la malattia neurodegenerativa o la malattia oncologica. Per questo potere, appunto, è considerata un super alimento no? per questo potere quasi magico di intervenire un po' su diversi fronti della nostra salute, proprio perché ha un aspetto neuroprotettivo, quindi di ehm, protezione della salute neuronale e quindi la, no la possibilità che i neuroni hanno di creare sempre nuove eh, relazioni, nuove sinapsi, nuovi legami. E, e quindi di poter stare meglio, perché se c'è un concetto ancora poco usato in medicina è quello della rigenerazione, si usa eh, di più il concetto della riparazione, si rompe qualcosa e, e quel qualcosa viene riparato, no? come una macchina, e invece il corpo umano ha questa capacità in sé, con alcune molecole, ma in alcuni casi è anche importante assumerle esogenamente, di rigenerarsi. Quindi di come dire, dare ossigeno, la carica per eh, trasformare dei tessuti danneggiati e eh, poter dare vita nuova a queste strutture. Dottoressa, leggevo recentemente che eh, la curcumina potrebbe avere anche un potere dimagrante, aumentare il metabolismo, è vero? Allora, qui siamo sempre nell'ambito nell di eh, difficile mh, decisione perché bisognerebbe avere studi molto più importanti su una popolazione anche maggiore di quella che, che troviamo in letteratura. Ma sicuramente ehm, contrasta la, la massa adiposa e, e, mh, e, quindi, anche per esempio, dalle analisi del sangue vediamo eh, scendere i valori dei trigliceridi, dei lipidi. Per cui è sicuramente un nostro alleato nelle diete e eh, in un'alimentazione corretta. Poi il perder peso riguarda anche altre ehm, caratteristiche della persona, per esempio lo stile di vita, no? è importante abbinare sempre anche l'esercizio fisico, eh, quindi una vita sedentaria, anche se poi la persona segue una, un regime alimentare eh, sano e importante. Eh, però l'attività fisica, per esempio, è fondamentale, più dell'assunzione di eh, chissà quanti integratori. Quindi diciamo che eh, l'aspetto, diciamo, tra virgolette, negativo della curcumina è la sua scarsa biodisponibilità. È necessario quindi ricorrere all'integrazione, dottoressa, nel senso che se io la utilizzo in cucina, sappiamo che eh, purtroppo gran parte di quella che io assumo poi non viene assimilata dal mio corpo. Sì, allora io consiglio mh, sempre in ambito preventivo, ehm, può essere utile introdurre nella nostra alimentazione alimenti che fanno bene, che concorrono al nostro stato di salute, piuttosto che eliminare ciò che non fa bene. È meglio introdurre, quindi dare la possibilità, avendo una dieta molto, mh, e una cucina molto ampia, molto variegata, eh, io consiglio di provare no? più gusti e più eh, alimenti, e, però è anche vero che in alcuni casi, quando la persona ha una certa vulnerabilità o è esposta a, eh, a patologie o comunque a rischi maggiori, eh, è bene integrare con non solo l'alimentazione ma anche con quello che in commercio possiamo trovare ed essere un aiuto, anche perché e la cosa importante quando poi si parla di fitoterapia è sempre, eh, e questo ci tengo a dirlo, consigliare eh, dosaggi standardizzati, definiti, eh, mai il fai da te. E quindi è vero che è una spezia e quindi può essere utilizzata in maniera molto semplice e tranquilla da ognuno di noi, però se poi vogliamo fare invece un'integrazione... Mm, anche scientificamente basata, allora è bene ricorrere a prodotti eh, standardizzati, definiti, dove c'è un dosaggio preciso, perché così sappiamo quanto principio attivo stiamo assumendo e in quel caso possiamo fare davvero una prevenzione eh, seria. Ecco, oggi, la, la fitoterapia, grazie alla psiconeuroendocrinologia, che è la scienza più, più moderna, medica e psicologica. Rintraccia nei fitoterapici quei principi attivi, quelle sostanze che eh, vanno a modulare il nostro sistema immunitario. Perché il sistema immunitario? Perché è il sistema da cui dipende il nostro stato di salute o di malattia. Per cui una sostanza, qualunque essa sia, fa bene o fa male al nostro corpo in base a come interagisce con il nostro sistema immunitario. Può essere un valido aiuto anche contro i dolori articolari? Sì, eh, c'è stato proprio uno studio che mh, ha eh, somministrato curcumina in pazienti affetti da artrite reumatoide. Sapete, è considerata una patologia autoimmune di difficile ehm, gestione e, e cura. Oggi anche i farmaci come dire, hanno difficoltà a raggiungere l'obiettivo no, della guarigione e della salute. E si è visto in questa popolazione, eh, essendo la curcumina un, un immunomodulante, ehm, abbassando le citochine pro-infiammatorie si è visto che queste persone trovavano un giovamento a livello sia di eh, dolore muscolare delle, degli arti che in generale sulla qualità della vita e quindi si è visto che la curcumina poteva trovare un impiego anche eh, in queste patologie autoimmuni che ripeto che non hanno una cura così standardizzata e così chiara. Dottoressa, mancano ancora pochi minuti, le chiedo di ricapitolare un po' quali sono i benefici di questa sostanza così particolare, così importante. La curcuma è eh, una sostanza che purifica tutto l'organismo e quindi se vogliamo elencare tutte le sue azioni, le, tutte le sue attività biologiche che sono davvero eh, numerose, sicuramente un antinfiammatorio, un antiossidante, neuroprotettivo antidepressivo, immunomodulante e quindi un alleato per la nostra salute, per rimanere giovani nel tempo e eh, capaci di affrontare tutte le sfide che... I giorni ci pongono davanti. Certo. Dottoressa abbiamo fatto più volte accenno al fatto della scarsa biodisponibilità, con gli integratori si riesce comunque a bypassare anche questo problema, è fondamentale come per tutti i fitoterapici tener conto di che, quella che può essere la dose da assumere. Non ci sono controindicazioni, non ci sono effetti collaterali, però... Essendo un epato protettore noi consigliamo qualora ci siano problemi importanti sulla funzionalità epatica di chiedere sempre il parere del medico perché poi ogni caso è a sé, quindi anche nell'utilizzo dei fitoterapici bisogna sempre fare attenzione e eh, non sottovalutare i disturbi presenti nelle, nelle persone e in tutti noi. Quindi se una persona assume una terapia per qualsiasi altra patologia è bene che lo riferisca al medico? Se questa patologia riguarda il fegato quindi se ci sono mh, disfunzionalità epatiche è importante chiedere il parere del medico più che altro perché probabilmente la persona è già in terapia con altri farmaci e quindi eh, l'utilizzo eh, di integratori può eh, come dire contrastare l'azione dell'uno o dell'altra quindi chiedere sempre il parere del medico per quanto riguarda patologie importanti a carico del fegato se ne sconsiglia l'uso in gravidanza in allattamento probabilmente perché mancano studi che ci danno la, la libertà e la leggerezza di consigliarlo a tutti, eh, però non abbiamo mai registrato effetti collaterali o effetti indesiderati, quindi sono prodotti che si possono assumere con tranquillità. A qualsiasi età, appunto, credo che l'India su questo ci dia un esempio molto chiaro, molto evidente. Ecco, però, se ci sono invece patologie importanti a carico del fegato, è bene monitorare la situazione. Anche in questo caso, come per tutti i fitoterapici, è importante la costanza, immagino. Sì, l'integrazione se eh, viene fatta deve essere fatta in maniera quotidiana, eh, costante e anche duratura, nel senso che si può fare una terapia di 3-4 mesi, poi sospendere e fare un mese di pausa e poi riprendere. I risultati si vedono quando l'assunzione è eh, costante e prolungata nel tempo. Quali raccomandazioni si sente di dare a chi ci sta seguendo da casa? Ma io consiglio di eh, utilizzare tutto quello che la natura ci offre, perché è sempre molto generosa, madre natura, e, ed è importante la prevenzione. Quindi senza aspettare di ammalarci, di eh, lamentare qualche disturbo, possiamo iniziare una prevenzione eh, per aumentare le difese immunitarie, per contrastare tutta l'infiammazione che può nascere nel nostro organismo. E perché no? Anche per, dare un, per mantenere un umore. Ehm, esatto. Era qui ehm, che volevo appunto chiederle, visto lieto. che siamo nella società del benessere, non ci manca nulla e il materiale ce l'abbiamo, però spesso soffriamo di altro, quindi abbiamo eh, dei momenti di difficoltà che dobbiamo diciamo così, affrontare, e quindi la curcumina potrebbe essere un valido alleato. Sì, io credo che il tornare al passato, alle origini, anche dal punto di vista psicoterapeutico, ha sempre una valenza molto importante, no? è, è simbolica e, è, ma anche ci dà la possibilità di aprirci a nuove esperienze, a nuove possibilità. Però è importante tornare alle radici, per cui prima di noi come si curavano le persone? E in natura davvero c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Non l'abbiamo magari mai provato, non sappiamo la dose corretta, eh, però la natura ci è amica, quindi nella natura noi troviamo delle soluzioni per il nostro malessere, anche quel malessere interiore, come diceva lei, in una società dove c'è tutto e dove quindi forse il dolore più grande è sempre un dolore interiore, eh, cioè interno alla persona. Quindi lei consiglia un grammo al giorno, c'è un momento particolare della giornata per quanto riguarda l'assunzione? Meglio sicuramente assumere la curcuma mh, dopo i pasti principali, tra i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, però non ci sono orari, non ci sono periodi eh, da sottolineare. Importante è eh, sicuramente assumerla insieme al pepe nero perché questo ci permette di avere poi una maggiore eh, biodisponibilità del, del prodotto. Quindi una sostanza che lei consiglia a tutti? Consiglio a tutti per aumentare, il, il sistema, per aumentare le difese del sistema immunitario e per il benessere mentale. Quindi dicevamo anche nel caso dei dolori sappiamo che una popolazione che invecchia è una popolazione che purtroppo va incontro anche a una serie di, di dolori fisici che sono inevitabili. Anche in questo caso diceva è un valido aiuto. Sì, non ha una funzione eh, analgesica vera e propria a 360 gradi, ma essendo un antinfiammatorio va a disinfiammare. Il corpo, e quindi c'è un benessere anche a livello, eh, come dire, una mancanza di dolore in generale. Benissimo. Quindi, tutti i giorni una buona abitudine, assolutamente sì. Benissimo. Grazie alla dottoressa Giuse Messina per essere stata con noi e grazie a voi per averci seguito. Alla prossima. Puoi rivedere tutte le interviste della dottoressa Giusy Messina. Iscriviti al canale YouTube di Nature SRL.